tuo principale andrà a fare un torneo di bocce con quell'altro scemmietto da suo cugino che per me non vuole niente. Hai finito di fare il buffone? Ora metti da parte perché ti vuole dare qualcuno. Mi dispiace per te, povero illuso, ma questa volta il prosciutto ti rimane qua perché lo vinco lì. Sì, è per la prima volta che usa la nemica luce. La palla che conta questa e non può stare. Ora vedrete quello che sa fare. Che Dio mi perdoni l'ultima palla. Signor Comestà, consegnatemi il primo premio, e cioè il prosciutto. Come voi vedete, io ci ho segnato due punti e il mio ignobile avversario è rimasto solamente con una palla e non potrà mai togliermi due punti. Ma un momento, per favore! La partita deve essere giocata fino in fondo. Io con una goccia sono capace di fare cose incredibili. Attenzione, prego! Ma non è possibile! Mi c'è trucco! No, non gli date retta! Non è possibile, è assurdo! Ma come mai? Ma perché gli credete? Non vi da me, non si possono fare! No, due punti! Dimmi di questo, dimmi come hai fatto se non ti faccio vedere di sogno! Certo! Sì, più se ne assappi perdere! Dimmi subito come hai fatto se non ti stacco la testa dal busto! Qui, qui! Mi spingi! Sì, ti spingo! Dimmi che tu non lo sai non fare te! Attention! Attention!
signor colonnello Lire. Ora le racconto fatti e lei riderà come una iena che ride. Buona questa! Ma che cosa vuole Dio che fa che ha tentato a me? E cosa vuole dire chiamarmi con quell'odioso soprannome? E imprigionati! Saranno processati e giustiziati! Io voglio come... Chi ne siete detti? Non te lo posso dire, non sono un cattivo. Voglio fare! Calma, come potete fare? Disgraziato per colpa tua! Noi siamo onesti, maestro! Esattamente. Non si stupì. Noi siamo qui perché si prevede uno sparco americano in Sicilia. Un'arma segreta. La gente deve crederci in te. Nonostante anche mia moglie sia convinta come voi che sono due innocenti minorati psichici, io vi dico di no. L'unica cosa che sanno fare è quella di giocare a bocce. Che veste casomai dimostra più che il contrario. Anche vostro generale Battaglio gioca a bocce. Non soltanto Vinna gioca a bocce. Il Führer gioca a bocce. Io stesso gioco a bocce. Profondo. La commedia è finita, signori. Sapete cosa vi aspetto. Per molto tempo vi siete divertiti alle mie spalle, vero? Ora, prima di farvi fucilare, anche io voglio giocare un po' con voi. E se vi desiderete a parlare, a farvi delle confidenze magari, a passare dalla mia parte, chissà, il gioco potrebbe portarvi fortuna. Signor, sì. Ma tu hai capito come ti ha detto? No, signore. Allora perché ha detto signor, sì? Per educazione. Una piccola partita alle bocce. 12 punti. Io contro voi due. Sapere che in una boccia ci messa una bomba. Una bomba? E dove? Ferma! C'è una di queste bocce, c'è una bomba. Una bomba che mi interessa, io ho altro da mangiare. E con permesso. Cosa c'è? Mi scusi, il giocare per giocare non si potrebbe fare un giassetto in scuola. Oh, basta! Si comincia! Non dovete mica tentare di scapparvene, sapeste degli ingegni. Quei mitra sono molto precisi. Oh, avanti, giocate! Tocca a lui. Veramente no, perché il regolamento italiano spiega che bisogna iniziare per ordine di partenza. Giusto, e non c'è. Vediamo se sei capace di togliere il mio punto. Una bella goccia. Una quale bocciata? Io direi diretti. Goccia di sì, sì, ma è una bocciata. Così, così. Thank you.
Adesso devo togliere di mezzo il tuo punto. No! Cosa fa lei? Le sembra questa la maniera di bocciare, eh? Bisogna tirare piano, anzi pianissimo, leggerissimo, come se fosse una piuma. Esatto. Rinunciate a fingervi, cretini. Passate dalla mia parte e fare lo scoppiare la più grossa pompa della storia dei servizi segreti. No! Noi non facciamo scoppiare niente. Ma detto lo sai pure l'ostia della bomba. Ostinati, eh? Avete proprio una medaglia alla memoria. Avete ancora qualche minuto per contarci su. Cosa significa questo? Niente, da terra il colpo non si vede meglio. E dove è quello? Venite qui! Volevo vedere se c'era il fondo. Ora combatte. Va bene. Voi sareste due campioni? Siete due schiappe! Due schiappe a noi? Ma dove si permette? Non ti ho mai permesso nessuno! Io sono un campione! La mia boccia è riconosciuta in tutta la Sicilia e viene cantata pure sulla chitarra! Ah, ti faccio vedere io che sono una snota! Un campione! Un campione! Un campione! Successo qualcosa? No. Basta! Mi avete seccato! Sono stato fin troppo paziente con voi! Basta! Basta! Ma allora non c'è nessuna bomba! Ma tu hai capito? Non ti puoi fidare di nessuno! E così siamo rimasti cornuti e ammazzati. Ciao.